Siamo comodamente seduti sulla terrazza del ristorante Il Tennis Livorno, in Banditella, lo storico circolo che sta per riaprire. Siamo senza mascherina perché siamo a distanza di sicurezza, quindi non c'è problema, il distanziamento sociale è ampiamente rispettato. Questo lunedì però il circolo, la notizia importante è questa, riapre dopo 2 mesi e mezzo di clausura e di sofferenza. Ne parliamo con il presidente Roberto Pellegrini. Allora, con quale stato d'animo andate a riaprire? Noi siamo entusiasti di riaprire perché veramente è stato pesantissimo, questa chiusura è stata pesantissima. È vero che abbiamo già in parte riaperto perché con il nuovo, l'ultimo decreto di CPM si poteva giocare soltanto a tennis e non senza poter usufruire di qualsiasi altro servizio. Quindi noi da lunedì abbiamo iniziato e abbiamo avuto una discreta affluenza, soprattutto nel pomeriggio su prenotazione possono venire. Dal 25 invece riapriamo anche tutte le strutture, soprattutto il ristorante, che dobbiamo, sicuramente è la parte trainante di un club, perché quando un socio viene qui a giocare all'ora di pranzo e poi deve per forza tornare via senza aver fatto né doccia né pranzato, probabilmente non viene. Quindi speriamo che dal 25, invece riaprendo tutte le strutture, abbiamo una bellissima affluenza. C'è tanta emozione, anche perché io sono sincero, io non so come si reagirà a questa riapertura, se i soci la gradiranno, perché la volontà è tanta, la voglia di giocare è tanta, però i servizi che noi potremo offrire per adesso non sono così ampi. Perché gli spogliatoi non si possono utilizzare, la palestra, che è un nostro fiore all'occhiello, non potrà essere usata, anche perché facendo utilizzare gli spogliatoi avremo dei costi immensi, perché ogni persona che entra e poi esce dovrà sanificare l'ambiente. Quindi pensa bene che dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 8 e sarebbe un continuo persone a pulire e non ce lo sa permettere. Io pretendo che le cose siano fatte secondo le regole, secondo la legge, perché non so se lo sai, ma non è una questione di multe, è una cosa di penale. E vedete, da avere un problema penale non mi sembra neanche giusto da parte del circo farmelo avere. Ecco. Quindi i soci devono adattarsi a quelle che sono e a rispettare le leggi secondo quelle che ci detta il Ministero della Salute e dello Sport. Che cosa ti è mancato di più in questi 70 giorni di lockdown? Sicuramente i ragazzi. Io sono uno che ama molto il tennis giovanile. Mi sono sempre occupato di tennis giovanile da quando sono entrato in federazione. Ho sempre fatto, adesso mi occupo del centro di Tirrenia, per esempio, che sono tutti i ragazzi migliori che abbiamo in Italia. E mi dedico ai ragazzi nostri. E non averli mi dispiace veramente. Infatti ieri, quando sono venuti per la prima volta, mi sono promozionato. Siamo a distanza di nuovo con Massimo Ciantelli, che è il direttore del Tennis Livorno. Abbiamo già detto col presidente la gioia di ricominciare, con qualche norma evidentemente da rispettare, però insomma ci siamo e ci saremo con grande voglia di far bene. Certo, l'importante, innanzitutto buonasera e grazie. E l'importante era ripartire, perché veramente abbiamo passato questi mesi veramente con tristezza. E la ripartenza sofferta fino alla fine è stata fondamentale, quindi riorganizzare il tutto, naturalmente come ormai con le regole che sappiamo, ci siamo adoperati affinché tutto potesse scorrere nel migliore dei modi, quindi abbiamo, come la federazione ha dato tutto il mandato sul regolamento, sulle varie distanze, sul campo, su tutte queste cose fine qui. L'importante è ripartire, già vedo della differenza, io in questi giorni piano piano le cosine stanno andando già molto meglio, ecco, vedo insomma, per fortuna il socio rispetta le regole, però vedo anche un pochino più di tranquillità, questo secondo me è importante, ecco, quindi ora piano piano, ad esempio lunedì come regolamento riapriremo il ristorante e il bar, e poi insomma stiamo lavorando sulla piscina, insomma ripartire, la gente ha anche voglia, secondo me, dopo tutti questi mesi abituati a giocare a tennis quasi tutti i giorni, fermarsi, insomma la ripartenza è con grande entusiasmo. Ma io sono sincero, la fiducia non l'ho mai persa, ho sempre momenti in cui, ovvio, che venivo magari anche al circolo per controllare alcune cose da solo, e non nego che qualche volta non ero triste, commosso, ma magari prevedevo quella giornata, una bellissima giornata,
dicevo, oggi saremmo stati col circolo pieno. Però io per fortuna sono ottimista, questo è importante e positivo, e quindi anche nei momenti tristi cercavo di vedere il momento della riapertura, che poi, infatti, la sera prima che abbiamo riaperto, onestamente la notte ero molto emozionato, come fosse l'indomani il primo giorno di scuola, ecco. È rinascere e anche serve ad apprezzare quello che veramente abbiamo. Delle volte magari non ci rendiamo conto la fortuna che abbiamo a poter, per chi riguarda il circo di tennis, vivere un ambiente come questo dove abbiamo veramente tutto, apprezzare quello che abbiamo serve proprio per questo motivo qui, ecco. I soci, l'iscrizione, i soci si dividono in soci in giocatore, socio frequentatore. Naturalmente il giocatore è quello che gioca a tennis, compreso naturalmente spogliatoio, clubhouse. Poi c'è il socio frequentatore che, diciamo, può far tutto. Abbiamo anche una bellissima palestra, che però anche quella per ora naturalmente è ferma. Palestra, piscina, e quello naturalmente è accesso anche al socio frequentatore. I soci sono intorno ai 450, ecco, quindi abbiamo tanti giovani. E tanti giovani stanno arrivando, ecco, questo è importante. Questo è un posto che è come essere un pochino in vacanza, quindi noi puntiamo anche molto su questo, avere il ristorante all'aperto, la piscina, con le dovute regole, stiamo lavorando proprio con degli esperti su una riapertura con le dovute regole, abbiamo già studiato proprio ieri con il nuovo Bagnino, con i consiglieri addetti a quel settore, di riaprire con le regole, perché naturalmente noi la cosa principale vogliamo rispettare le regole, ecco, per il bene di tutti, anche perché non possiamo permetterci un'altra chiusura, sarebbe quella, diventerei pessimista.